Inri sulla via della croce era il titolo della sacra rappresentazione in versione artistica realizzata presso la chiesa della casa Giovanni Paolo II a San Massimo sabato sera. Hanno partecipato 200 giovani circa, non solo come spettatori, perché come ha sottolineato il responsabile della pastorale adolescenti e giovani, Don Giampaolo Melchiorri, quando leggi la Bibbia è lei che legge te ed entra nel profondo. Le ultime ore di Gesù sono state rivissute attraverso le performance drammatiche di alcuni attori che hanno impersonificato i soggetti al centro delle ultime ore di vita prima della crocifissione. La regia della rappresentazione era di Massimo Begnoni, che ha compreso nell'allestimento le raffigurazioni del writer Michele Vicentini, le danze di Diana Mesaroli e la musica della band del centro. Un momento per tornare a rivivere, con l'arte ed i talenti dei giovani di oggi, un evento di 2000 anni fa che mette in comunione con Gesù, che ancora da giovane diede la vita per l'umanità ed aiuta a rivivere con lo spirito giusto la Settimana Santa.